Pace a te, anche stamattina siamo insieme e condividiamo una porzione della parola del Signore. Stamattina è qualcosa di speciale. Cioè ci coinvolge, ci mette in guardia e se lo osserviamo è di grande benedizione per noi e per quelli che camminano con noi. Sai, quando noi camminiamo insieme e ci aiutiamo insieme veramente è qualcosa di speciale, perché Dio sa che abbiamo bisogno gli uni degli altri, certe volte noi ci isoliamo, ci mettiamo da parte e siamo distratti, siamo presi da altre cose. Questo succede nelle migliori famiglie. Ad esempio, successe pure a Giuseppe e a Maria. Un po' di distrazione quando camminavano insieme nelle carovane che viaggiavano da una parte all'altra. Si formavano dei gruppi, ognuno camminava con il suo proprio amico, con la sua propria amica per raccontarsi tante cose. E così fecero pure Giuseppe e Maria. Giuseppe e Maria fecero la stessa cosa: Maria, magari, parlava con la cugina, qualcuno che si trovavano a parlare, in un gruppo più avanti. E Giuseppe, forse, un poco più indietro, parlava con qualche falegname perché scambiavano un poco come si facevano le botti, come si facevano gli aratri e tutte queste cose qua. Quando arrivarono a casa si accorsero che non c'era Gesù. E che era successo? Maria pensava che era con Giuseppe, Giuseppe pensava che era con Maria e alla fine lo avevano lasciato nel Tempio. Dovettero tornare indietro e Gesù gli ricordò che lui era interessato nella, nelle cose del padre suo. Eh? Maria si teneva tutto dentro. Spesse volte notiamo questi, queste cose speciali. Maria servò il cuor suo, non gli disse niente. Un'altra volta alle nozze di cana, Maria voleva approfittare dell'occasione, disse: non hanno più vino ti puoi manifestare, adesso puoi dire forse che tu sei il Messia, perché Maria lo sapeva chi era, i fratelli non, non sapevano nulla, perché come primogenito non c'erano loro quando Gesù è nato. E la mamma pure che spiegava, noi certe volte nelle nostre famiglie, perché li vediamo familiari, pensiamo che... Sono normali come gli altri, tante volte ci sono delle persone speciali insieme con noi, ma noi non ne teniamo conto perché ci sembrano tutte uguali. Come per esempio in ogni famiglia dove c'è una persona convertita, nata di nuovo per Dio e per quello che Dio ha fatto nella sua vita, è una persona speciale. Non è che gli altri non sono speciali. Però quello c'ha qualcosa in più, c'ha la nuova nascita, è nato di nuovo, è una persona che vede le cose del regno di Dio, magari quando ne parli, quando ne parla non viene compreso, si annoiano pure, Dio ci deve aiutare. Guardiamo stamattina un passaggio molto importante che ci aiuta, eh? di vigilare. Messaggio di questa mattina lo abbiamo così messo insieme come mi fa sentire nel cuore sempre uno strano. Guarda, noi ci dobbiamo mantenere come pensiamo. Quando vogliamo splaffonare da far capire che siamo più intelligenti, cerchiamo i paroloni, che quasi allora facciamo come quelli che si mettono un vestito che non gli va bene. Pensano di stare meglio? Ma la gente li guarda perché stanno peggio. Ogni cosa va fatta così com'è. Dobbiamo restare quelli che siamo. Vigiliamo su noi stessi e su quelli che camminano insieme con noi. Dobbiamo fare come si dice: un occhio al pesce che frigge e un occhio al gatto che non se lo mangia. Perché se no restiamo senza pesce. Allora andiamo avanti, stamattina, e leggiamo una storia. Insieme con Giosuè, quando cominciarono a penetrare nella terra promessa. Leggiamo insieme in Giosuè capitolo 6, verso 27. Segnati questi numeri. L'Eterno fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese. Uh, si sentiva dire: Che è successo? Come quando ci sono delle notizie. Un popolo di 3 milioni di persone, con migliaia e migliaia di combattenti, di uomini vol vol volontari che sentivano la passione che un Dio così grande li aveva portati fin lì, avevano una passione da continuare, dice la parola del Signore, ma chi è il condottiero? È Giosuè. Dio aveva già detto a Giosuè che se camminava secondo i consigli che gli aveva dato, Dio mantiene sempre le promesse e a breve, qui sono passati solo sei capitoli, erano appena poco lontani, già Dio aveva mantenuto quello che aveva detto. Cosa aveva detto Dio a Giosuè? Leggiamolo insieme, così ci ricordiamo e sappiamo che Dio mantiene le promesse. Leggiamo insieme cosa disse Dio quando cominciò a camminare per guidare il popolo. Leggiamolo insieme in Giosuè capitolo 1 verso 8 Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai Passiamo al verso 9 Gloria al Signore non te lo io comandato Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare perché l'Eterno, il tuo Dio sarà a te con dovunque tu andrai. Abbiamo letto insieme e lo rileggiamo, capitolo 6 verso 27. Quando noi ci muoviamo come Dio ci dice, sore, frate, Dio risponde il guaio molte volte è che noi camminiamo per i fatti nostri e vogliamo che Dio risponda anche quando noi ci allontaniamo da Lui. L'Eterno fu con Giosuè e la fama di Lui si sparse per tutto il paese. Gloria al Signore. Abbiamo un grande Dio. Sorè, fratello, abbiamo un grande Dio. Dio ci fa vedere. Non alla prossima generazione, non per l'eternità quando andiamo in cielo, quando noi camminiamo con il Signore solo che decidiamo di voler fare meglio la volontà sua, cambiano le cose. Dio è grande. Ma guardiamo nel capitolo 7, verso 5, succede un incidente di percorso, perciò dobbiamo vigilare. 7, 5. E la gente di Ai ne uccise circa 36, questo è il popolo di Dio. Li inseguì dalla porta fino a Shebarim e le mise in rotta nell'ascesa. E il cuore del popolo si strusse e divenne come acqua. Il popolo di Dio tutto a un tratto girò le spalle in un piccolo paesino che avevano già. Eh, conquistato Gerico. Giosuè pensò un paesino come quello ne mandiamo di meno senza stressare tutto il popolo. Fatto sta che arrivarono lì, cosa successe? 36 soldati, 36 uomini vennero uccisi, ma non solo. Lo scoraggiamento, quando le cose non ti funzionano, c'è un'altra cosa, lo scoraggiamento. Ci deprimiamo, incominciamo a stare preoccupati, entriamo in tensione. C'è qualcosa che non fila allora? Che è successo? Guardiamo nel verso 9 dello stesso capitolo. Benedetto sia il Signore. Giosuè va dal Signore e prega, dice che è successo, tu mi hai dato vittoria, mi hai detto che, che eravamo vittoriosi, che cosa è successo? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci avvolgeranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E fin qui il, il nome non, non si preoccupa troppo, ma guarda, guardiamo insieme. E tu che farai per il tuo gran nome? Cioè in parole diverse come dire, oh Dio, ti abbiamo fatto fare una brutta figura. <ride> che noi moriamo tutti non succede niente. Ma come tutti hanno saputo che tu sei un grande Dio, ora ci va di mezzo il tuo nome. Noi, Dio, siamo stati causa di far fare brutta figura a te? Traduciamolo così come un linguaggio nostro. Oh Dio mio, ti abbiamo fatto fare una brutta figura. Tu hai un nome tanto grande, hai portato 3 milioni fino qua, ma che è successo? Pregò il Signore e dice: Ma noi va bene, tutto va bene, ma tu, e tu che farai per il tuo grande nome? Che tu sei famoso. Noi andiamo e veniamo, una generazione finisce. Ma il tuo nome si preoccupa del nome di Dio. Signore. Adesso tu fai una brutta figura. Aveva già pregato, ma continuò eh, a presentare al Signore. La preghiera è molto importante. Anche Daniele fece una preghiera su per giù, come quella di Daniele. Leggiamola insieme in Daniele capitolo 9 verso 16. O oh Signore, secondo tutte le tue opere di giustizia, fatti prego che la tua ira e il tuo furore si ritraggano dalla tua città di Gerusalemme e il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per le iniquità dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono esposti al vituperio di tutti quelli che ci circondano. Questo popolo per Gerusalemme ci ha sempre tenuto, perché lì è la capitale di Dio sulla terra. Tu dici: è la capitale di Dio. Gli eventi più grandi della storia sono stati quelli religiosi a Gerusalemme ma ancora ci sarà, perché Gerusalemme è la capitale di Dio sul pianeta Terra e questo popolo è un popolo speciale, ma dato che è un popolo di collo duro, Dio ogni tanto, quel Dio di amore, qualche volta ci dà qualche schiaffo e ce lo fa sentire. Perché è un Dio di amore, ma si aspetta pure che noi addirizziamo i nostri passi nelle direttive che Lui ci dà. Ci deve aiutare il Signore. Io non sarò più con voi, diceva Dio. Guardiamo in Giosuè capitolo 7 verso 12. Continua la scena di che cosa è successo. Perché siamo sconfitti? Perché? Qualche volta ci chiediamo noi perché non sento più la presenza dello Spirito Santo nella mia vita. Io, io sentivo la pace di Dio nel mio cuore e non riesco più a sentire nella mia vita la presenza dello Spirito Santo. Ma che mi succede? Dobbiamo correre subito al Signore, vedere che cosa succede, perché Dio non fa un po' così e un po' no, e quando si forma. Un velo che ci separa e non sentiamo più. Basta un velo anche di quei sottili come una pellicola trasparente, sai, per unire insieme, se si rompe, se si taglia un dito, per unirlo non ci deve essere niente, allora ricresce, si, si, si collega. Ma se c'è anche una velina, una piccola pellicola trasparente... Non si lega, non si attacca, noi dobbiamo avere comunione con Dio, ci dobbiamo subito preoccupare. Abbiamo visto il verso 12, perciò i figlioli di Israele non potranno stare a fronte ai loro nemici e volteranno le spalle a loro, davanti a loro, perché sono divenuti essi stessi interdetti. Io non sarò più con voi. Se non distruggete l'interdetto di mezzo a voi. Quando noi c'è qualcosa che non funziona, quando non sentiamo la presenza dello Spirito Santo, quando ci sentiamo in tensione, quando abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare, Dio ha messo un'antennina dentro di noi che è come un'antenina di una radio che capta attraverso i sensori dell'essere viva e piena di luce nella nostra vita, che ci fa sentire che c'è qualcosa che non va. Allora ci dobbiamo fermare e chiedere al Signore, Signore, e mettere ordine. Ci dobbiamo pentire, dobbiamo fermarci, confessare. E smettere perché vuol dire che quella via non è la via che piace a Dio. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto di mezzo a voi, abbiamo visto insieme. Quando mettiamo, rimuoviamo, confessiamo, Lui non si ritira da quello che ha detto. Che cosa ha detto Dio? Dobbiamo rileggerlo perché la parola del Signore ci aiuta a memorizzarla, memorizziamo le promesse di Dio. Perché avevano retrocesso, perché erano venuti meno e Dio si ritira le sue promesse quando noi veniamo meno. Dio aveva detto nel capitolo 1 verso 8 che leggiamolo. Le avrebbe benedetti, avrebbero avuto successo. Fatto sa che arrivano a un certo punto non hanno più quello che Dio ha promesso. È Dio che ha sbagliato? No, quando sbagliamo noi dobbiamo tornare a Dio. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma medita lo giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora. C'è una condizione. Riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Guardiamo il verso 9 un'altra volta. Perché lo rileggiamo? Fratello, dobbiamo memorizzare la parola del Signore, perché le promesse del Signore sono sì e amen. Noi dobbiamo addirizzare i nostri passi per non perdere l'occasione di far diventare le promesse nostre, perché quando camminiamo, come Dio dice, abbiamo già visto prima, Dio è fedele. Non te lo io comandato, Dio ci comanda questo. Ed è giusto che sia così. Sii forte e fatti animo, non ti spaventare, non ti sgomentare perché l'Eterno, il tuo Dio sarà teco dovunque tu andrai. Guardiamo nel verso 13 del capitolo 7, Dio continua, non, Dio non si ferma. Quando noi mettiamo ordine, Dio ritorna alla grande nella nostra vita, continua ad essere il nostro sostegno, la nostra forza. 7.13. Dio dice a, dice a Giosuè, levati, santifica il popolo e digli. Santificatevi per domani, cioè mettete ordine nella vostra vita, perché così ha detto l'Eterno, il Dio di Israele. O oh Israele, c'è l'interdetto in mezzo a te, cioè quando c'è il peccato, noi lo sentiamo che abbiamo sbagliato, se ne accorge pure il cane quando sbaglia, che viene moggio moggio con la coda in mezzo alle gambe, non ce ne accorgiamo noi. Hai visto, se non so se ce l'ha il cane. Quando sbaglia e lo scride, lo sa che ha sbagliato, no? Se se ne accorge il cane non ce ne accorgiamo noi. E lo vedi che viene mongio mongio, mette la coda tra le gambe, piano piano. Noi invece molte volte restiamo spavaldi anche quando sbagliamo, Dio ci deve aiutare. O oh Israele c'è l'interdetto in mezzo a te, tu non potrai stare a fronte dei tuoi nemici. Perché diventiamo perdenti nelle nostre battaglie? Perché non c'è il potere divino insieme con noi. Tu non potrai da solo, da sola stare a fronte dei tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Cioè, se noi non ci lasciamo purificare dal sangue di Gesù Cristo, invochiamo il suo perdono, ci ravvediamo, torniamo a Lui con tutto il cuore, riprendiamo la giusta strada. Possiamo fare tutte le dicerie che vogliamo, tutte le litanie che diciamo, Dio non se ne importa proprio, perché vuole che noi cambiamo, dobbiamo abbandonare quelle cose che dispiacciono a Lui e dobbiamo cominciare a chiedere perdono, invocare il sangue di Cristo che ci lava perché è pronto ci purifica e lo Spirito Santo lo sentiamo vivo nella nostra vita. Perché finché noi continuiamo a tenere dentro i rospi, la presenza dello Spirito Santo non c'è. Guardiamo nel capitolo 8, verso 1, cosa ci dice. Dopo aver fatto questo. E poi vattene a leggere questi versi. Poi l'Eterno disse a Giosuè, non temere. E non ti scomentare vedi come mettiamo ordine. Già Dio viene con la sua parola di non temere Lui è dalla nostra parte. Ma perché Dio ci ama, prendi te con tutta la gente di guerra. Levati e sali contro Ai. Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Quando noi mettiamo ordine nella nostra vita sentiamo subito che qualcosa è cambiato. Non appena noi rivediamo la nostra vita davanti al Signore, immediatamente sentiamo di nuovo quell'incoraggiamento interiore di proseguire come se nulla fosse successo. Ma questa è una storia vecchia. Tutti quelli che hanno camminato con Dio sanno queste cose. Noi possiamo chiamarlo ravvedimento, possiamo mettere un dietrofronto, possiamo dire tutti noi dobbiamo mettere a posto nella nostra vita secondo il Signore ci fa sentire e non dobbiamo cercare scusanti, dobbiamo chiedere perdono e continuare il cammino. Di subito, vedi, dal verso passato al verso qua già cambia la scena, prendi con tutta la gente, adesso puoi andare, puoi andare anche con poche persone e sei vincitore, levati, sali contro Ai e guarda io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese, la città dov'è? È tutto il territorio, il re è tutto il popolo, però devi distruggere tutto quello che puzza di idolatria, che è infettata di stregoneria, che è infettata di, di spiriti immondi, di, 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 di eh, diavoli e tutto quello che, che si frequentava in quella città. Dio ci deve aiutare. Il Signore risponde subito, riparte subito con il non temere. Noi singole persone possiamo essere di ostacolo per l'intera comunità quando viviamo in uno stato di peccato, perché nessuno di noi vive per se stesso. La Chiesa di Cristo è tanto unita, è come un corpo, vive... questo dito non vive per stesso. se stesso, vive perché c'è il braccio e vive perché deve fare qualcosa, magari deve grattare la testa. Ogni membro inserito nel corpo di Cristo è un membro speciale. Nessuno vive per se stesso. Guardiamo in Romani capitolo 6, verso 5, perché così sappiamo quanto siamo importanti per Dio. Lì era un popolo, noi siamo un popolo, ma ognuno di noi è molto importante per il Signore. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte, somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo che ora siamo tanto uniti, il Signore ci aiuta, siamo stati come innestati in Cristo e siamo membri dello stesso corpo. Guardiamo come lo spiega bene la parola del Signore in Efesini capitolo 5 verso 30. Gloria al Signore, Dio fa delle cose belle, noi le dobbiamo saper vivere. Perché noi siamo membra del suo corpo. Guardate il corpo e pensa che ogni credente insieme con me, ogni credente insieme con te, è un membro che fa parte del corpo di Cristo. Siamo con Cristo e con i credenti, uniti come marito e moglie, cioè tanto uniti, così legati spiritualmente che prendendoci cura gli uni degli altri prendiamo cura di noi stessi. Quando noi curiamo quelli che sono insieme con noi, noi siamo uniti, la stessa cosa, curiamo noi stessi. Perché questo benessere si allarga, si trasmette, si sente e si vive. Dove c'è la presenza dello Spirito Santo, così si vive. È un legame forte. Guardiamolo insieme, nel verso 29, prende l'immagine del matrimonio per farci. Co perché niuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente. Come anche Cristo fa per la Chiesa. Cioè noi siamo tanto uniti per Cristo che siamo membri del suo corpo, Lui è il capo e dirige ognuno di noi. E noi come tali ci dobbiamo vedere, collaborare, aiutarci. E ci ha fatto sentinelle per vigilare, cioè. Ogni membro cerca di curare l'altro membro. Se mi do una martellata sul dito, questa mano subito prende il dito come se gli direbbe ma ti fatto male, o si ho fatto male. Si aiutano, così dobbiamo essere tra noi e diventiamo anche, come dice la Sacra Parola, Sentinelle, vigilare. Se questo ho detto mi do una martellata sul dito, quando metto il prossimo chiodo, questa va con molta attenzione di non rifare lo stesso errore. Questo si sta attendo di non metterlo proprio dove devi dare il martello, ma questo si ferma prima perché non lo vuole ferire. E questo è come se fossero, fossero delle sentinelle che l'uno guarda l'altro. Ma Dio dice proprio questo, che noi dobbiamo fare, cioè siamo delle sentinelle che cerchiamo di vigilare che tutto funzioni. Ho detto vigiliamo, ho detto prima che questa mancanza di vigilanza fece tornare per tre giorni Giuseppe e Maria, perché la mancanza di verificare... Giuseppe pensava che era con Maria. Maria pensava che era con Giuseppe e Gesù non c'era proprio. Un po' di vigilanza, un po' di aiuto, di collaborazione tra noi, ci armonizziamo in un modo speciale. E Dio lo dice. Guardiamo nel capitolo 3 di Ezechiele, verso 17. Questo serve per tutti: non è che il profeta doveva farlo e noi no, tutti. Dobbiamo vigilare gli uni con gli altri, non ti devi mai fermare. Figlio il Duomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele, per la Chiesa siamo ognuno di noi. E quando tu avrai dalla mia bocca una parola, tu l'avvertirai da parte mia. Un ruolo spiritualmente parlando, uguale a quello delle guardie da dare l'allarme e organizzare la difesa, qualcuno aveva visto a Canna, perché il popolo retrocedeva, forse tu non sai la storia, a aveva preso delle cose che non doveva prendere lui con tutta la sua famiglia e se le aveva nascoste, erano degli oggetti speciali, ma erano infettati di idolatria. Dio aveva detto che non ci doveva restare niente. Dio vuole che tu fai pulizia se sei un idolatro. Devi togliere di mezzo l'idolatria perché lì ci sono è un covo di demoni. Poi non ti aspettare la benedizione di Dio. L'idolatria è stata sempre da Dio vietata perché i, i demoni fanno festa nell'idolatria si nascondono dietro le immagini e l'adorazione e la venerazione che tu dai alle immagini se la prendono loro perché la rubano a Dio. Tutta la venerazione e l'adorazione che tu rivolgi verso una statua la sottrai a Dio, la ruba a Dio, perché lo, la lode, l'onore, l'adorazione, la, la venerazione va, es, va espressa solo verso Dio. Venne meno, Akan, ma non solo lui, quelli che erano intorno a lui, qualche soldato, qualche parente, qualcuno ha visto che stava facendo, perché è andato a nasconderlo sotto la tenda, i suoi figli, le sue figlie, nessuno disse niente. Akan, quello che stava facendo, i suoi figli le sue figlie, un vicino poteva dire non fare questo a can, perché Dio ha detto che non dobbiamo fare così. Noi per poco che dobbiamo dire a quelli che sono intorno a noi, fratelli, sorelle, familiari, figli, genitori, quando qualcosa non è fatta secondo quello che Dio vuole, Devi dire non fare così perché Dio non lo vuole. Dio non lo vuole. Le cose che non vuole Dio non le devi fare perché poi ne paghi le conseguenze. Nessuno gli diceva niente. E lui pensava di fare bene, pensava di nascondersi davanti a Dio. Fatto sta però che poi alla fine, se tu leggi questa storia, Fu lapidato lui con tutti i suoi avere, con tutti i suoi beni, con tutti i suoi figli e fu bruciato. Dio ci deve aiutare. Se qualcuno glielo diceva si poteva evitare. Perciò noi dobbiamo vigilare e stare attenti da non fare. Quando vediamo qualcuno che fa diversamente, Troviamo il modo come farlo, non arriviamo come giudici, come mandarli all'inferno, come quasi ci fa piacere che sbagliano, no. Mettiamoci un poco di passione e diciamo: Guarda, uno vicino a te, Dio ha detto no. Noi dobbiamo dire ad ognuno, perché noi abbiamo la responsabilità. Il Signore dà ad ognuno di noi una responsabilità su quelli che camminiamo insieme. Guardiamo nel verso 18 che ci aiuta. È chiaro, no? Quando io dirò all'Empio, certo morrai, se tu non l'avverti, e non ne parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita. Quell'empio morrà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Allora, cosa sta dicendo Dio a noi credenti? Il messaggio non è solo per il profeta Ezechiele. Il messaggio della parola di Dio è per ogni credente che è incominciato a camminare con il Signore, che comincia ad acquisire la conoscenza di quello che Dio vuole e quello che non vuole, a questo punto noi dobbiamo disseminare, inseminare, disseminare, come vogliamo dire, questa conoscenza a coloro che sono intorno a noi. Non dobbiamo chiudere gli occhi, se la vede lui, se la vede lei, che mi importa, a me non interessa. No, è chiaro che dobbiamo trovare il modo giusto come dirglielo, ma dobbiamo dirglielo, perché involontariamente o volontariamente quello sta facendo qualcosa che poi se ne pagheranno le conseguenze. E le conseguenze quando succedono molte volte siamo coinvolti pure noi che eravamo vicini perché avevamo visto, sapevamo e allora cogliamo l'occasione per dirlo. Non dobbiamo dire, una volta si faceva così, adesso quasi che non diciamo niente più. Sappiamo dei fratelli e delle sorelle che convivono, che commettono adulterio, cose gravi, che sono dei fornicatori. Tra l'adulterio e la fornicazione, la differenza è l'adulterio quando uno è sposato. Quando uno non è sposato e va con chi non è sposato, è fornicazione. Chiamiamolo come vogliamo, però nella parola del Signore, Dio lo vieta. Allora, che cosa possiamo fare? Diciamogli, fratello, questa strada non porta benessere nella tua vita. Questa strada non porta benessere nella tua famiglia. Sore, questa strada ti porta lontano da Dio. Non solo per te, la tua famiglia. Cosa succede? Questi nascondigli, queste scappatoie porteranno danno a te e alla tua famiglia. Ai tuoi figli e alle tue figlie. A tutti e alla Chiesa. Perché così succede, successe. Pagarono il prezzo alcuni che combattevano del popolo, pagò il prezzo i suoi figli, pagò il prezzo le sue figlie e la sua moglie. Ma in mezzo a questi qualcuno avrà visto prima quello che faceva. Se glielo diceva prima, avrebbe scampato la propria vita. Allora noi non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo fare come lo struzzo. «Oh, basta che mi guardo io è tutto a posto. No, perché il Signore ci fa comprendere che noi siamo tutti insieme. Non posso solo pensare a me stesso. Siamo un poco come Giacomo. Giacomo dice che non è solo peccato da non fare alcune cose. Dice, però, se tu puoi fare il bene e non lo fai, commetti peccato. Cioè, mi voglio spiegare. Se tu hai della, della frutta a casa e non la distribuisci, la regali a qualcuno che ne ha bisogno, tu sbagli perché comunque quella marcisce, non te la mangi, è stato qualcosa che era una benedizione ma non l'hai saputa usare per il bene degli altri. Dio ci deve aiutare. Ora tutti questi passaggi messi insieme ci aiutano a vivere sì ma condividere con gli altri cercando di addirizzare insieme i nostri passi nelle direttive che ci dà la parola del Signore. Così facendo che succede? Diventiamo corpo unico, camminiamo nella stessa direzione, siamo di pari consentimento, abbiamo l'approvazione di Dio, abbiamo la sua presenza, abbiamo l'aiuto e la guida dello Spirito Santo. Abbiamo una vita, una famiglia, una chiesa, con un po' di partecipazione di ognuno, secondo la guida che ci dà la sua parola, tutto quello che è intorno a noi comincia a migliorare e la benedizione di Dio subentra e si muove insieme con noi. E Dio cosa abbiamo visto, cosa fa? Abbiamo visto che aveva detto a Giosuè, io ti benedirò, farò questo e farò quello. Ma abbiamo visto che lo ha fatto immediatamente perché lo abbiamo letto, forse lo dobbiamo rileggere. Dice la parola del Signore, leggiamolo insieme. Eh, eh, Giosuè 6:27. Dio è fedele, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Finché Giosuè e il popolo restarono fedeli, camminavano di vittoria in vittoria. Non appena cominciarono a venire meno, tutti ne pagarono le conseguenze. L'Eterno fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese. Perché questo? Perché Giosuè insieme con il popolo nel santo timore di Dio erano stati ubbidienti fino a quel momento. Forse dobbiamo guardare un pochettino. Ci sono alcune chiese, alcuni credenti, alcune famiglie che hanno camminato per un periodo di tempo secondo il consiglio della parola di Dio. Poi hanno incominciato a andare a destra e a sinistra, le cose sono cambiate, però si vede a occhio nudo, le cose sono cambiate perché? Perché non hanno più la benedizione di Dio addosso. Allora se possiamo fare qualcosa e vediamo che il loro modo di camminare non è secondo Dio vuole, avviciniamoci piano piano e con amore gli diciamo. Guarda che il Signore ti vuole benedire, ma permetti al Signore di poterti benedire, cioè predisponiti in un modo, guarda la tua vita, andiamo insieme al Signore, preghiamo insieme al Signore perché il Signore possa portare a destinazione l'opera che hai incominciato nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, in quello che tu possiedi nelle cose che tu fai e così man mano ci formiamo secondo quello che dice la parola del Signore e vediamo la gloria del Signore, vediamo adempiere le promesse di Dio nella nostra vita perché le promesse di Dio <coughs> sono condizionate alla nostra obbedienza, non che la nostra obbedienza si compra a Dio. Dio non si vende, non si baratta, è il paganesimo che pensa così: do questa cosa e ricevo quest'altra cosa. No, non è così. Dio chiede le primizie perché il nostro cuore deve essere predisposto verso di Lui. Ma non baratta: io ti do questo e tu mi dai quello. Questo è paganesimo. Noi offriamo a Dio il meglio. Perché Dio è degno e perché viene già da Lui. D'altra parte, Gli diamo quello che ci ha dato. Ma non per comprare Dio. La nostra vita vale più di quello che diamo a Dio. Gli dobbiamo dare, prima di tutto, il nostro cuore. Quello che Dio chiede sempre, prima di tutto, chiede il nostro cuore. Una volta che il cuore è dato al Signore, il resto va da sé. Perché sappiamo... E La Sua presenza nella nostra vita ci dirige come dobbiamo muoverci per essere graditi a Lui. Vogliamo pregare il Signore? E ecco, questa mattina abbiamo visto insieme come possiamo andare a gonfie vele mentre siamo obbedienti al Signore e possiamo vedere come possiamo avere delle difficoltà noi, la nostra famiglia e la comunità dove siamo a causa della negligenza di uno, di due, ma anche la nostra che non abbiamo collaborato per anticipare l'errore che si stava commettendo, perché molte volte sore', tu vedi chi non cammina secondo i principi che Dio vuole e ti stai zitta e ti stai zitto, frate', noi dobbiamo dirlo nel modo giusto ma dobbiamo evidenziare che quel modo di camminare è come vedere uno che ha preso la strada sbagliata per andare nel paese che pensa di andare. Noi non dobbiamo fare grandi cose, gli dobbiamo solo dire guarda questa strada non porta nel paese dove tu vuoi andare, c'è un'altra strada, questa è la strada sbagliata. Troviamo il modo come dirlo ma aiutiamo i fratelli vicino a noi che si indirizzino verso la giusta strada, quella di camminare con Dio, sentire la sua presenza, sentire la sua benedizione sulle spalle nostre, dentro di noi, la presenza e la guida dello Spirito Santo che ci porta avanti in un modo speciale. Vogliamo pregare e se questo messaggio è per te questa mattina, c'è qualcosa da cambiare lo Spirito Santo te lo fa sentire metti subito ordine nella tua vita perché quando lo Spirito Santo ti porta un messaggio e porta in luce quelle cose che senti tu stesso che non hai bisogno di un interprete speciale e non hai bisogno di andare da un indovino per chiedere perché il Signore te lo fa sentire metti subito ordine nella tua vita e vedrai che il Signore spande la tua benedizione, ti dirà ancora: non temere, vai avanti perché io ti porto di vittoria in vittoria. Come abbiamo letto prima. Preghiamo insieme, il Signore, prega insieme con me. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola perché ci fa vedere nell'atto pratico come tu agisci e in questo modo noi comprendiamo come ci dobbiamo muovere per piacere a te, perché la tua parola è come una guida, ci serve per misurarci e sentire la tua approvazione nella nostra vita. Quando non la sentiamo richiamaci, facci comprendere, perché noi siamo pronti a rettificare il nostro cammino e seguirti, Signore, perché tu sei grande. E noi non ti vogliamo perdere, vogliamo continuamente camminare con te. Padre Dio, ti ringraziamo per la tua parola di questa mattina, ti ringraziamo per lo Spirito Santo che ci aiuta, ti ringraziamo che sei pronto a perdonare, ti ringraziamo che sei pronto a ristabilirci dicendo al nostro cuore non temere, vai avanti che io sono con te e camminerai di vittoria in vittoria da questo momento in poi. Signore grazie. Ti vogliamo benedire e ti vogliamo ringraziare insieme per Gesù Cristo, il Salvatore, che è pronto a purificare ogni cuore che confessa dinanzi a te di avere bisogno di te in questo momento, è pronto a purificare ogni cuore che invoca il tuo sangue e aderizza ai suoi passi nei tuoi sentieri. Grazie Signore perché tu ci dai tutto gratuito quando noi veniamo a te con tutto il cuore. E ti ringraziamo per gli esempi che tu ci hai lasciato nella tua parola che ci aiutano a comprendere come ci dobbiamo muovere per essere benedetti da te. Grazie per la tua parola, grazie per questo incontro, grazie per il fratello e la sorella che insieme abbiamo condiviso questa porzione che è di grande aiuto anche per me, Signore. Sì, sì, grazie, grazie, grazie. Amen. Amen. Dio ti benedica tanto tanto. Prendi nota dove abbiamo letto, così poi te lo rileggi. Giosuè 6, 27, Giosuè 1, 8 e 9. Giosuè 7, 5, 7, 9. Daniele 9, 16. Ci sono indicazioni come, come hanno pregato, ci aiuta a pregare. Noi molte volte, eh, fa, lasciamiti dire, eh, quando camminiamo col Signore dobbiamo avere interesse di scoprire cosa dice la parola del Signore. Esempio, i discepoli che camminavano con Gesù notavano che quando pregava Gesù succedeva qualcosa, quando pregavano loro non succedeva niente. Ma perché avevano interesse? Cosa facevano? Si mettevano in disparte quando erano con Gesù e dicevano insegnaci a pregare, cioè in parole diverse. Volevano migliorare, volevano vedere anche loro i risultati che Gesù aveva e Gesù era lì per istruirli. Il Signore è insieme con noi per istruirci, ma noi dobbiamo avere interesse di voler migliorare quando leggiamo la Sua parola. Continuiamo a leggere dove ci vuole interesse per seguire il Signore. Giosuè 7:12. Giosuè 1, 8 e 9, Giosuè 7, 13, Giosuè 8, 1, Romani 6, 5, Efesini 5, 30, Efesini 5, 29, Ezechiele 3, 17 e 18. Perché mettiamo tutti questi versi? Mettiamo tutti questi versi perché sono i versi che leggiamo e desideriamo che tu memorizzi la parola del Signore che tu la guardi, la leggi e la mediti e diventa la meditazione del tuo cuore. Così migliori nella conoscenza della parola, la conoscenza della parola ci fa conoscere come pensa Dio e come ci dobbiamo muovere per piacere a Lui. Tutte le storie che si vendono nel sistema religioso, di parole, parole, parole che non dicono niente, noi dobbiamo fondare la nostra fede sulla parola di Dio, memorizzarla, leggerla ad alta voce, meditarla e metterla in pratica. Questo dà certezza, questa produce la fede che noi abbiamo bisogno. Prima che ci lasciamo ti voglio ricordare che ancora non ci siamo messi a posto con tutti i pagamenti da fare. Se il Signore mette nel tuo cuore di fare la tua parte per collaborare con questa missione, per portarla avanti così come Dio vuole e dai nel cuore, lo Spirito Santo ti mette nel cuore di collaborare, ti do il numero del conto corrente postale 31 25 709, intestato a parole di vita. Nella causale ci metti offerta TV. Dio ti benedica. Se il Signore te lo mette nel cuore, se non lo puoi fare non ti preoccupare. Se lo puoi fare e te lo metti nel cuore, fallo prima possibile in ubbidienza a quello che il Signore ti fa sentire. Perché quando lo Spirito Santo mette qualcosa nel nostro cuore, prima la facciamo e... Prima ci sentiamo di aver fatto quello che il Signore ci ordina di fare, non trattenere qualsiasi cosa ti ordina il Signore, non solo l'offerta, ma qualsiasi cosa sii ubbidiente alla voce dello Spirito Santo, quella vocina che ti parla. Forse ci hai pensato da lungo tempo, hai sempre rimandato. Oggi non rimandare più, affrettati. A fare perché quando ti eserciti all'ubbidienza Dio è contento di te, Dio è contento quando noi siamo obbedienti alla Sua voce. Egli ha detto nella Sua parola: l'ubbidienza vale più del sacrificio. Tu forse fai tanti sacrifici, ma Dio non vuole sacrifici, Dio vuole che tu ubbidisci a quello che Dio ti dice noi lo abbiamo sperimentato, perciò lo diciamo, lo diciamo perché anche noi siamo stati avari, siamo stati stretti, tirati e così, ma quando abbiamo scoperto che rispondendo a quello che Dio ci chiama a fare, la nostra vita è cambiata, ti diamo le stesse indicazioni perché noi lo viviamo così. Noi come riceviamo qualcosa? La spendiamo per l'avanzamento dell'opera del Signore, perché come ce li dà noi li dobbiamo subito e il Signore provvede il resto e man mano portiamo avanti l'opera sua per la gloria del suo nome. Dio ti benedica, ci vediamo stasera per la preghiera alle ore 19.30. Pace e buona giornata.